È ora di smettere di fare proclami, di ergersi a tribuni, di fare gli avvocati del popolo. È ora di cominciare a servirlo il popolo, perché il popolo di Genova ha bisogno di atti concreti, non di chiacchiere. Ha bisogno di atti concreti. E guardi, mi permetta di dire una cosa finale. Io non ho niente da insegnare al ministro Toninelli, non ho proprio niente da insegnare. In tutta umiltà io non ho lezioni da dare, ma mi lasci dire, Presidente, lo dica lei al ministro, visto che non si è degnato di rispondere alle nostre richieste di trasparenza, non si è degnato di dire chi aveva fatto queste pressioni e quali soggetti e per quali interessi, e quindi non si degna di osservare la legge italiana che impone a un pubblico ufficiale di denunciare queste cose. Ora mi lasci dire, e sono francamente sorpreso anche che lei, Presidente, mi consenta, sono francamente sorpreso che lei non abbia almeno detto a questa Assemblea che lei inoltrerà gli atti in cui c'è questa dichiarazione. Li inoltri, per favore. Allora, mi lasci dire in tutta umiltà che io non ho lezioni da dare, ma dopo 20 anni che amministro la cosa pubblica non ho nemmeno lezioni da prendere dal ministro Toninelli. Me lo lasci dire con molta chiarezza. Lei dovrà dimostrare di essere all'altezza del suo compito. Per ora noi abbiamo solo sentito chiacchiere. Abbiamo solo sentito chiacchiere. Non uno dei poteri forti, così tanto combattuti e da combattere, è stato portato a chiamare responsabilità. Vedremo come andrà a finire la questione della revoca e vedremo quante revoche di altre concessioni verranno portate in quest'Aula. Noi siamo pronti però a non discutere solo di nemici, ma ad assumerci la responsabilità di portare Genova e la Liguria fuori da una crisi che può diventare mortale per la sua economia e per le sue famiglie. Noi ci siamo. Purtroppo il governo ha dimostrato di non esserci. Grazie. Deputato Viviani ha chiesto di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Ministro e membri del governo. Grazie, facciamo. Grazie, facciamo continuare il collega. Prego Viviani. Grazie.